Ciao a tutti e benvenuti a questo appuntamento. Io sono Riccardo di FEM e stasera abbiamo due ospiti eccellenti per parlare di dati e di didattica. Abbiamo con noi Aida Turrini del CREA e Fabio Venturini, che è responsabile del Big Data della LUISS. Allora, faccio una brevissima introduzione degli ospiti e dell'argomento, del tema di oggi, e poi iniziamo, andiamo nel vivo e lasciamo la parola a loro. I dati sono un elemento importante per andare a ragionare in qualsiasi tipo di campo, che sia sanitario, economico o di altri, o di altro tipo, e a poter iniziare ad avere una base di ragionamento per parlare sia di salute che di economia che di altro. E oggi vogliamo, con questi due esperti, analizzare i dati da un punto di vista dei consumi alimentari e da un punto di vista della, appunto, la gestione dei dati in sé, di cosa possiamo, di come possiamo utilizzarli, di quali informazioni possiamo trarne e, perché no, quali possono essere delle applicazioni che già esistono o che magari in un futuro esisteranno. E allora, Aida Turrini è la responsabile, la dirigente tecnica del CREA. Tra poco le lascerò raccontare che cos'è il CREA e che cosa fa. E fondamentalmente si occupa dell'analisi di dati sui consumi alimentari. Invece Flavio Venturini è un esperto di dati. Tra poco gli lascerò la parola per approfondire ancora meglio appunto questo campo, questo mondo che è molto vasto e ricco di sfaccettature. E oggi siamo qui appunto per parlare di dati di consumo alimentare, di dati in generale e perché no di dare anche qualche spunto sulla parte didattica, visto che il nostro pubblico è spesso composto da una buona parte di docenti e di figure che ruotano nell'ambito didattico. Inizierei da Aida Turrini. Intanto buonasera a tutte e due e grazie di essere con noi. E inizierei chiedendole appunto che cos'è il CREA e che cosa fa con i dati. Grazie, buonasera. È un'occasione molto interessante essere qui con voi. Cosa fa il CREA? Il CREA si occupa del sistema agroalimentare nel suo complesso. Parte dalla produzione per arrivare fino al consumo e anche allo spreco, naturalmente, che è purtroppo connesso anche al consumo. È composto da 12 centri di ricerca, di cui 6 sono centri di filiera, zootecnia, foreste e legno, cerealicoltura, viticoltura e enologia, orticoltura e florovivaismo, e olivocoltura, frutticoltura, agrumicoltura, scusate. Poi però altri 6 centri hanno una visione trasversale, appunto, di tutto il sistema agroalimentare, dalla genomica, bioinformatica, agricoltura e ambiente, difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e nutrizione e politiche e bioeconomia. Quindi andiamo dal campo from farm to fork, veramente, e oltre, perché la politica ovviamente deve vedere tutto. E io faccio parte del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, in particolare appunto mi occupo di studi di popolazione sui consumi alimentari. Questi dati sono dati diversi da altre tipologie. In Italia ci sono diversi enti che raccolgono ed elaborano dati sui consumi alimentari, che hanno ognuno ha una sua valenza e dà un certo tipo di informazione. In particolare, noi abbiamo diciamo, i dati a livello nazionale, che sono i bilanci alimentari nazionali, e danno un'informazione che riguarda la disponibilità per il consumo alimentare. Quindi tutto quello che viene prodotto, importato, al netto di quello che viene esportato e con le variazioni di stock. Poi, a un livello di statistiche sempre nazionali, ma che danno l'idea della disponibilità di alimenti nelle famiglie, sono appunto le indagini dell'Istat sulle spese familiari, che forniscono il valore di quello che viene acquistato, però applicando i prezzi al consumo, può dare l'informazione anche sulle quantità, quindi quello che entra nelle famiglie, che viene acquistato e può essere consumato.
E infine ci sono gli studi che, diciamo, con cui siamo interessati noi, che sono su quello che effettivamente viene mangiato, cioè al netto di quello che rimane nel sistema, al netto di quello che viene scartato, anche a livello di piatto, naturalmente. Perché ci interessa? Perché gli alimenti portano dentro il nostro corpo i principi nutritivi, cioè quelli che servono per vivere. E naturalmente non portano solo questo, possono portare anche altre sostanze, e a questo anche servono i dati che raccogliamo, cioè a valutare l'esposizione anche ad altri agenti che non sono, che sono diversi dai nutrienti. I nutrienti sono essenziali, ma appunto possono essere accompagnati da altri. Più recentemente abbiamo anche rivolto l'interesse all'analisi di quello che è l'impatto ambientale dei consumi alimentari, quindi cosa può accadere all'ambiente in base alle nostre scelte. Studiare i consumi alimentari è affascinante perché è veramente un fenomeno molto complesso, cioè descrivere un'alimentazione non è possibile se non attraverso un indice sintetico, l'aderenza alla dieta mediterranea, questo lo possiamo fare naturalmente, però diamo sempre un'informazione parziale che invece viene corredata da tante informazioni sui gruppi alimentari, sui nutrienti, poi non so, potremmo approfondire ulteriormente questi aspetti. E quindi diciamo, quello che cerchiamo di dare è una panoramica di quello che succede nella nostra alimentazione e da cosa dipende e su cosa si riflette. Ecco, questo è il quadro generale. Perfetto. La risposta alla domanda. Sì. Era giusto per, volevo fare una piccola introduzione appunto di voi due prima di entrare nel vivo. È stata una risposta completa e ampia. E, allora, invece, Flavio Venturini è un esperto di data science. E la domanda, quindi, la prima domanda è: che cosa si intende per data science e cosa fai di preciso con i dati? Allora, in realtà la data science è uno degli ambiti multidisciplinari per eccellenza, direi. È, diciamo, l'insieme di metodi e tecnologie che permettono di gestire i dati e di portarli a valore in qualche modo e scoprire tipicamente informazioni nascoste nei dati stessi. Quindi in realtà è l'insieme di aspetti informatici, dall'informatica che conosciamo tutti, ambienti distribuiti e paralleli, quindi high performance computing, per gestire appunto i cosiddetti big data, quindi dati con grandi volumi e grande eterogeneità, ma anche aspetti fondamentalmente di ottimizzazione, quindi ricerca operativa, programmazione lineare, così come aspetti di algebra lineare molto, molto importanti, aspetti di statistica, aspetti di machine learning, su cui poi magari entreremo un po' più in dettaglio, e aspetti anche, se volete, di organizzazione necessaria a gestire al meglio i processi basati sui dati, quindi tutto ciò che ha a che fare con la governance dei dati, le policy da mettere in campo per gestirli efficacemente, e molto importante, direi sempre più importante, aspetti relativi all'etica nell'utilizzo dei dati. Quindi tutto questo è tutto il mondo della data science che si è sviluppato. Io faccio questo lavoro, mi occupo di questo da più di 30 anni, e mi sono laureato con una tesi che utilizzava le reti neurali per controllare i movimenti del braccio di un robot, 1988, e da allora ho seguito un po' tutte le onde dell'utilizzo dei dati nell'industria e nelle istituzioni pubbliche, cominciando in ambito spazio, difesa, telecomunicazioni, retail, public sector,
diciamo più recentemente, perché siamo ancora un po' indietro in Italia all'estero. E quello che si fa diciamo, sono nati un po' nel marketing, in realtà, queste cose. Lo vediamo tutti i giorni, la punta di diamante stanno nei motori di raccomandazione che viviamo tutti sui siti di e-commerce, ma ci sono grandi applicazioni anche nell'ambito manufacturing, tutto il mondo dell'industria 4.0, come la chiamiamo in Italia, e dell'ottimizzazione dei processi industriali, ma anche in ambito pubblico, o per esempio identificazione delle politiche del lavoro, piuttosto che aspetti legati, diciamo adesso, al mondo dell'acquisizione e comprensione dei fenomeni che stiamo vivendo tutti quanti a causa della pandemia Covid. E così via. Quindi tutto questo insieme di metodi, tecniche e tecnologie, appunto, va sotto il nome di data science. Ok, perfetto. Quindi giustamente è una materia molto interdisciplinare perché appunto i dati possono arrivare, immagino, da qualsiasi tipo di campo di studio. E in realtà, permettetemi questo parallelismo, in realtà parliamo oggi di dati e alimentazione. Anche l'alimentazione, volendo, è un elemento, stavo per dire alimento, che mette in comune tanti aspetti diversi, sia della vita di tutti, che tu sia un farmacista, un astronauta o un bidello, comunque mangi, sia che qualsiasi materia tu insegni, quindi Aggiungerei. esattamente, qualsiasi materia uno insegni può trovare delle applicazioni, degli spunti legati al cibo in qualche modo. Quindi in qualche modo diciamo che secondo me ci siamo come tipo di... A questo punto vi faccio una domanda e qui parto da Ida perché, come dire, è la diretta interessata, però poi apro chiaramente anche a Flavio se vuole aggiungere qualcosa o se ha, anzi, se ha un punto di vista. Quindi, di base, come si può rispondere in maniera univoca a questa domanda? A cosa servono i dati sul consumo alimentare, secondo te? Cercando di darvi una risposta, cioè, qual è l'elemento chiave principale, il bisogno principale che soddisfa? Il principale dal mio punto di vista, naturalmente come ricercatrice del CREA Alimenti e Nutrizione, è chiaramente la valenza nutrizionale, la valutazione dello stato nutrizionale di una popolazione, perché questo poi dà altre indicazioni, serve in molti ambiti alla definizione delle raccomandazioni. E delle linee guida che non sono la stessa cosa, si parlano ovviamente questi due aspetti. Servono a questo soprattutto, ma servono anche a tante altre cose, a qualificare la domanda alimentare, per esempio, quindi anche il mondo della produzione è interessato a quello che noi mangiamo, e così come la politica in generale, il decisore politico che deve occuparsi sia della salute che della sostenibilità, quindi la salute delle persone e la salute del pianeta. Servono queste indicazioni inserite in un sistema di algoritmi che poi saranno differenziati ovviamente a seconda del caso e che potranno essere utilizzati per prendere delle decisioni o comunque dare delle indicazioni anche ai professionisti della nutrizione che chiaramente sono interessati agli sviluppi nell'ambito scientifico e anche alle indicazioni pratiche che si possono fornire a chi diciamo a chi vuole usufruire del servizio. Quindi diciamo che servono veramente a molte cose, anche sia da un punto di vista appunto salutistico, ma anche economico e così anche culturale, perché chiaramente appunto, come si diceva prima, mangiare è un qualcosa che vale tutti i giorni per tutti, però ciascuno lo fa in modo diverso, che può essere determinato da problemi di salute, ma questo diciamo è un ambito specifico, ma anche dalla cultura a cui si appartiene, perché ci sono cibi che in alcune regioni non sono assolutamente noti, mentre in altre sono
conosciutissimi. Penso alla cicoria a Roma, mentre se vado in un'altra regione la cicoria non esiste. Ecco, adesso questo è proprio un... Però questo poi ha influenza sulla quantità di fibra che poi noi assumiamo e quindi può avere dei riflessi di questo tipo sul benessere. Non voglio entrare adesso nella salute, che sicuramente è un aspetto molto importante, e anche lì però io non sono, diciamo, la persona che può dare indicazioni di questo genere. No, no, però già riflettendo, per esempio, scusa se ti ho interrotto, sul fatto che in alcune regioni ci sono dei piatti tipici legati a un consumo di verdure più alto, quindi fonti di fibre alimentari, è interessante come tipo di mappatura, sia per appunto come mappatura nazionale, sia per cercare di andare a incrementare invece il consumo di fibre magari nelle regioni che tradizionalmente ne fanno meno uso, essendo le fibre un elemento fondamentale di una dieta bilanciata, equilibrata, e che predispone a avere un migliore, come dire, una minor probabilità di sviluppare patologie cronico-degenerative. E parlando di dati e parlando di quantità di dati, perché giustamente come dire, la mole di dati raccolti con questo tipo di sistema penso sia veramente enorme. Quindi quali possono essere, Flavio, alcuni strumenti che abbiamo per andare ad analizzare? Quindi, per esempio, per machine learning cosa si intende? Allora, per machine learning si intende l'insieme di tecniche che permettono di estrarre appunto valore dei dati. Tecniche che sono tipicamente tecniche di derivazione statistica piuttosto che di derivazione matematico algebra lineare in generale. In realtà, se vogliamo ampliare un attimo il discorso, partirei un passo indietro, partirei dallo spiegare che tipicamente sui dati quello che si fa, e noi in italiano diciamo analisi, in inglese si usa il termine analytics, che è diverso da analysis, per rafforzare il fatto che esistono una serie di processi diversi a cui sottoporre i dati. Quindi si possono utilizzare degli analytics di tipo descrittivo, che vanno a cercare di comprendere i fenomeni avvenuti, diciamo, fino ad oggi, e quindi si vanno a scoprire trend, si vanno a scoprire situazioni avvenute nel passato per comprendere quello che sta succedendo, nel presente. Tutti i grafici che vedete, per esempio, cito i grafici che vedete sul Covid adesso, sono analisi di tipo descrittivo che ci fanno vedere all'indietro, spesso malissimo, devo dire. E ho dimenticato di aggiungere tra gli ambiti importanti per la data science la data visualization, perché come presentare i dati è un aspetto fondamentale e chiave, e comprendere come non presentarli allo stesso modo e comprendere anche come vengono presentati possa farci vedere le cose da punti di vista diversi. Quindi acquisire una visione critica sulle chart che ci vengono presentate è sicuramente importante di questi tempi. Un altro tipo di analytics sono appunto gli analytics di tipo predittivo, e qui entriamo nel mondo del machine learning, che in realtà non fanno previsioni nel senso di, come dire, predire il futuro. Noi, purtroppo l'italiano non è una lingua ricca, che noi se ne dica. Noi abbiamo molti meno termini del tedesco, dell'inglese. Noi pensiamo di essere la culla letteratura, della scienza, eccetera, eccetera. È anche vero, però abbiamo una lingua povera per esprimere concetti, no? E abbiamo quindi poco dettaglio magari in certi casi. Generalizziamo un po'. Esatto, generalizziamo un po'. E quindi in realtà quello che si fa una previsione con un'accezione probabilistica, quindi si dice avverrà questa cosa con una probabilità
dell'X%. Okay? Quindi questo è quello che costruiscono tipicamente gli algoritmi in machine learning di tipo supervisionato, si dice. Poi ci sono tutta un'altra classe di algoritmi di machine learning, cosiddetti non supervisionati, in cui si vanno a scoprire caratteristiche intrinseche dei dati che si hanno a disposizione. Per esempio, si vanno a individuare cluster omogenei di individui, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista della propensione all'acquisto di un oggetto o dei comportamenti, oppure per esempio in ambito cyber security si utilizzano queste tecniche per andare a individuare gli accessi potenziali che arrivano da utenti che non sono quello vero, quindi sono potenziali frodatori e così via. E comunque sempre in ottica probabilistica. Poi ci sono gli algoritmi, diciamo, di tipo il machine learning di tipo prescrittivo, che è quello che identifica, a fronte di una serie di possibili azioni da fare a fronte di una certa situazione, di un fenomeno, qual è quella che ha la maggior probabilità di successo. Quindi si individua per ciascuna delle azioni possibili la probabilità di successo di tutte le azioni possibili. E questi, per esempio, vengono utilizzati tipicamente per dare raccomandazioni di acquisto, ma non solo, anche nei call center per individuare la più probabile causa di un problema che abbia un cliente, piuttosto che negli algoritmi relativi alla manutenzione di sistemi complessi. Qual è la azione che porterà con maggiore probabilità a sistemare un malfunzionamento o cose di questo tipo? Ma di questo, volendo, potrei parlare... Quindi in pratica stai dicendo che è un sistema, perdona la mia ulteriore generalizzazione, ma voglio come dire, vedere se ho capito tutto fino in fondo. In pratica stai tentando, non te, nel senso chi fa il tuo lavoro, insomma, chi sa quello, stai tentando di prevedere o di anticipare delle mosse. Quindi è come se tu giocassi a scacchi e tu volessi in qualche modo limitare al minimo la probabilità di perdere o limitare al minimo la probabilità che un evento accada o cercare di capire, giusto? Sì, questa è una delle possibili accezioni, diciamo, dalla più semplice, che è quello di fare un semplice forecast delle vendite future o del margine futuro che tu avrai o del numero di casi, ritorno al caso del Covid, no? Mi piacerebbe vedere, voglio dire, sicuramente l'hanno fatti, però mi piacerebbe vedere il forecast regione per regione o provincia per provincia, sarebbe ancora meglio, dei casi di Covid per il prossimo mese, visto i dati, perché sono cose che si fanno, quindi non credo che non le abbiano fatte, per esempio. Ma questo ha maggior dimostrazione dell'interdisciplinarità del tema, perché giustamente abbiamo parlato. Poi la cosa potentissima di queste cose, che veramente più ci entri e più ti stupisce, è che sono assolutamente trasversali. Cioè, queste tecniche tu le puoi utilizzare in ambito spazio, in ambito difesa, in ambito retail, in ambito medico, ma gli algoritmi sono gli stessi. Non è che servono strumenti diversi. La matematica è il linguaggio più potente di tutti. No? Mi dispiace. No, poi vi lascio la parola. Volevo solo sottolineare come quello di cui stiamo parlando, sia per i docenti in ascolto che magari si occupano di matematica o che magari hanno la matematica tra le proprie... E appunto per quelli che non fanno matematica, secondo me, ci sarebbero delle... Poi ne parliamo un attimo. Approfondiamo, però intanto dico questa frase che secondo me è importante, perché spesso, cioè, io ero da ragazzo, da liceo o alle medie, ero appassionato di matematica, quindi non avevo il problema di dover trovare qualcuno che mi avvicinasse un po' alla materia. In realtà ci sono tanti altri che non trovano questa materia semplice per qualche motivo che a me personalmente sfugge, però
esiste, non è che me lo sto inventando, o non è che lo inventano loro. Quindi trovare delle applicazioni reali per avvicinare una materia un po' astratta, che può essere presentata in modo un po' astratto, come la statistica o la matematica, che fa parte di, in realtà è fondamentale. Quindi quello che stanno dicendo Flavio e Ida, secondo me, è uno degli esempi più interessanti di come in realtà la matematica sia ovunque intorno a noi e come ci siano dei casi specifici, perché quello che hai detto potrebbe essere tranquillamente applicato anche a una cosa più banale, relativamente più banale, penso, poi correggimi se sbaglio, come le assicurazioni per determinare la probabilità di un certo tipo di sinistro, il premio, eccetera, e si applica sicuramente in medicina quando io voglio andare a verificare, ad esempio, qui a Ida, poi ti lascio la parola, scusami, voglio verificare che, ad esempio, il consumo di un certo tipo di alimento in una certa regione negli ultimi 10 anni è uno degli studi preliminari per andare magari a indagare un qualche tipo di componente, eccetera. Prego, Ida, scusami se ti ho... No, volevo soltanto agganciarmi a questo, che era un argomento che diciamo si lega molto a questo, perché la tecnica del machine learning, non sono io ad applicarla, però c'è un fotogruppo che ha cominciato a occuparsene, soprattutto in relazione alla complessità degli alimenti. Perché che succede? Ognuno ha il suo modo di scrivere un alimento. Noi lavoriamo con i dati aperti, così detto, non precodificati, e quindi abbiamo il problema di descrivere gli alimenti con tutte le caratteristiche che servono per fare quelle elaborazioni di cui parlavo prima. Però il modo di rappresentare questi alimenti per istituto è veramente molto molto variegato. Noi abbiamo più di 5.000 voci soltanto negli ultimi 4 anni, diciamo, nelle rilevazioni che stiamo svolgendo. E quindi è nato tutto un filone di ricerca utilizzando il machine learning per cercare di classificare e di categorizzare gli alimenti in modo da poterli sommare le quantità e quindi arrivare a quei gruppi alimentari che possono descrivere in maniera breve il nostro profilo alimentare, perché possiamo usare 5.000 voci per capire come mangiamo. Questo è proprio molto semplice, però è difficile. Quindi so che utilizzano per esempio i dataset codificati, e che sono dei dataset che servono a istruire la macchina, adesso non viene il termine comunque sicuramente, dei file che riescono, su cui la macchina riesce a imparare come codificare, e quindi aiuta. Non risolve completamente, perché è quasi impossibile, però aiuta moltissimo a codificare gli alimenti, che poi possono essere appunto aggregati in maniera scientifica. Ecco, questo volevo dire. Ecco, si aggancia molto. Non conosco gli algoritmi, perché appunto non sono io che me ne occupo, però immagino che rientrino in questa. Quindi è un elemento molto importante per chi lavora in questo settore. Questo volevo sottolineare. Io vi ringrazio per questo contributo. È molto importante per certe categorie, ma cioè per tutti in generale, no? Però è molto interessante per chi si occupa poi anche di informazioni legate, per esempio, al contenuto di certi alimenti dal punto di vista chimico, oppure al consumo di certi prodotti, capire come si mettono insieme queste cose e quali possono essere gli strumenti, no? per tradurre una mole enorme di dati, perché per chi non è addetto ai lavori da esterno, una delle sfide più grandi, una delle cose che tengono più vicine a un elemento di, in qualche modo, magico, tra virgolette, è come tradurre tutta questa mole enorme di dati in informazioni semplici, gestibili e rappresentabili. Come prima diceva Flavio, qui mi riaggancio per rilanciare, come dire, un tema che in realtà è molto interessante. Il percorso non si ferma neanche lì, perché una volta che questi dati li avete tirati fuori, poi vanno anche rappresentati, giustamente, come ha fatto notare prima Flavio, e questo è fondamentale, perché se anche io ho fatto un lavoro perfetto nel mettere insieme i dati, filtrarli, avere quello che mi serve, ma li rappresento in maniera non efficace o che va a coinvolgere solo una minima parte della popolazione, che è quella poi magari esperta di quel tipo di cose, e quindi non riesco a creare un sistema di comunicazione fruibile a tutti, in realtà non ho fatto
un gran lavoro. Mi sbaglio, siete d'accordo su questo aspetto? Perché tipo se io parlo di appunto di non lo so, del Covid e di racconto dei numeri, voglio dire, faccio un esempio, voglio dire che uno su mille si è ammalato e ha avuto una serie di problemi più o meno gravi. Io posso dire, non lo so io, una persona su mille, posso dire mille persone su posso dire 100 persone su 100.000, posso dire lo 0,00001% della popolazione di Milano, posso esprimere questo numero come una percentuale piccola, oppure posso esprimere questo numero come i millesimi, so, l'uno per mille assolutamente è molto diverso da dire uno su, e quindi nell'utilizzare numeri reali e piccoli. Lo stesso può avvenire con le informazioni nutrizionali su una tabella degli alimenti alla fine, per esempio. Dal punto di vista della rappresentazione, dal punto di vista come consumatori finali, perché alla fine voi siete esperti del vostro campo, ma siete anche consumatori, cosa ne pensate? Un parere così, come dire, da esperti ma da consumatori, quindi da utenti finali. Cosa ne pensate delle informazioni nutrizionali presenti sulle etichette degli alimenti e da vari metodi che sono stati proposti e in alcuni paesi, non in Italia, utilizzati come un metodo che rappresenta ad esempio un semaforo rosso, verde o giallo in base alla la valutazione della bontà o meno dei nutrienti che sono all'interno. Cosa ne pensate di questo tipo di rappresentazione? Secondo voi le informazioni sono parziali, non sono parziali, sono troppo generalizzate? Flavio, che ne pensi? Vado io o faccio parlare prima Ida, che è la specialista di questa cosa? Decidete voi. Io risponderei, diciamo, da consumatore esperto di dati. Allora, diciamo, queste informazioni rientrano nella categoria dei cosiddetti metadati, ok? Quindi senza arrivare all'esempio della cicoria che ha fatto prima Aida, anche perché potrei spendermi le puntarelle che esistono solo a Roma, sempre parlando di cicoria. Anche in Toscana ci sono, grandissime comunque puntarelle. No, però io quando spiego cosa sono i metadati, prendo proprio ad esempio un caso, se volete, legato al cibo. Prendo una scatoletta di queste di latta che possono contenere fagioli o qualsiasi cosa, gli levo l'etichetta e gli dico: allora, questo è il vostro dato. Ok? Come fate a conoscere questo dato? Prendo l'etichetta, quelli che ci stanno sull'etichetta sono tutti metadati descrittivi del dato. I metadati sono dati sul dato, e quindi ho appunto le informazioni nutrizionali, ho il peso contenuto nella confezione, ho tutta una serie di informazioni che sono presenti e che, allora qui aggiungo il mio punto di vista come consumatore, e in realtà potrebbero essere arricchite. Uno degli aspetti fondamentali nella data science è quello che si chiama data augmentation, cioè aumentare il livello informativo che io ho sui dati che mi vengono forniti. Tipicamente lo faccio andando ad integrare i dati che ho con altre fonti, in modo tale che possa avere una visione più organica e completa del patrimonio informativo e in particolare di quei dati. Per esempio, a me piacerebbe come consumatore avere informazioni sui processi a cui sono stati sottoposti quegli alimenti prima di essere inscatolati e portati a me, piuttosto che informazioni sulla sostenibilità dell'azienda che li produce. Quindi, visto che adesso ormai si parla tanto di bilancio sociale e le scelte di consumo devono essere sempre più legate anche a quello, se vogliamo avere, diciamo, un mondo migliore a seguire, no? Piuttosto che avere magari anche, non dico arrivare al livello dei bugiardini delle medicine, perché poi diventano non leggibili e comprensibili, ma anche, per esempio, aspetti relativi a quelli che sono i metadati di compliance, per così dire, no? Quali sono
informazioni relative alla sicurezza piuttosto che alle modalità di conservazione, la scadenza già c'è, eccetera, eccetera. Quindi in realtà il mondo dei metadati applicato alla nutrizione sarebbe un mondo gigantesco, così come lo è applicato a qualsiasi ambito, eh? Quindi assolutamente è un punto fondamentale. Aida, lascio la parola a te. Diciamo che l'etichetta ha un ruolo importantissimo, perché è quello di permettere di mettere in atto quella decisione che è di, quantomeno la prima decisione che si prende, cioè quello dell'acquisto. Poi ci sarà la decisione della preparazione, la decisione di mangiare quello che è stato preparato oppure farne altro, darlo al gatto per esempio, oppure buttarlo nel caso peggiore, diciamo. Però diciamo, la prima scelta è quella di decidere di prendere quell'alimento nel punto vendita che si è deciso, o dal produttore o al mercato o al supermercato. Però è importante appunto dare le informazioni. E qui diciamo che c'è stata un'evoluzione interessante, perché già dal 2008 il Ministero delle Politiche Agricole aveva dato la possibilità di tramite un SMS di ricevere le informazioni su un prodotto, era l'olio d'oliva, mi sembra, che chiaramente era un prodotto importante. Quindi diciamo da un qualcosa di piccolo ricavare molta informazione. Questa tendenza c'è in molti ambiti, anche appunto nel dibattito del cosiddetto front of pack, cioè della confezione, quello che viene riportato sulla confezione. Però noi se ci pensiamo, già ci sono delle informazioni sintetiche che possono essere espanse, perché il codice a barre contiene una serie di informazioni, oppure il QR code lo stesso può essere letto, e quindi c'è una ricerca anche in questo, cercare di occupare il minimo spazio col massimo delle informazioni, dando anche gli strumenti ovviamente a chi legge, perché poi appunto deve poter scegliere in maniera razionale. E poi ci sono tanti altri simboli che noi troviamo sulle confezioni, che vanno dal simbolo ecosostenibile, per cui sappiamo anche se vogliamo comprare un prodotto che sia anche a basso impatto ambientale, e non solo questo, adesso ne potrei citare tanti. E c'è una regolamentazione soprattutto nella parte nutrizionale, che è in parte obbligatoria, ma ci sono dei metadati fissi, diciamo, che devono essere rispettati, o delle informazioni, adesso non voglio delle informazioni come dobbiamo avere le calorie, la percentuale di energia quotidiana, quindi tutta una serie di informazioni che portano a eventualmente definire quello che chiamiamo il Nutri-Score, cioè il punteggio, che poi viene tradotto in simboli. Anche questo c'è un dibattito, perché ci può essere un simbolo più sintetico, il semaforo che dice alt, oppure vai, oppure così così, però diciamo, se da una parte dà un'informazione rapida, dall'altra diciamo che richiede meno ragionamento quando si va a fare la scelta, quindi anche questo approccio filosofico può cambiare. C'è chi ha scelto il semaforo, c'è chi ha scelto invece una banda colorata, c'è chi ha scelto la chiave della porta, cioè ci sono molti modi di rappresentare, che poi sono legati anche alla cultura evidentemente più diffusa. Chi studia queste cose sicuramente ha una percezione anche di quello che sono le tendenze, quali sono le modalità più accettate. Io direi che da Aida mi piacerebbe avere tutta la panoramica, in realtà, forse sintetica, ecco, quello sì, perché cioè avere la possibilità di avere un'informazione da cui poi trarre invece un range più ampio di quello che voglio sapere. A me interessa anche la storia, interessa anche come è legato quell'alimento appunto alle tradizioni. Perché? Perché mi dice altro,
dice anche qual è la probabilità che in quella zona io possa mandare un messaggio salutistico diverso da altre. Allora faccio i miei studi sui consumi alimentari, sintetizzo la situazione, vado a vedere se siamo vicini o lontani dalle raccomandazioni nutrizionali medie, se abbiamo delle persone che sono al di sotto e persone che sono al di sopra dei livelli raccomandati, e posso anche modulare e quindi riformulare le raccomandazioni nutrizionali che poi vengono fornite a chi invece si occupa di ritradurre i nutrienti in alimenti e quindi le linee guida alimentari. Ecco, questo è un po' il quadro. In questo l'informazione al consumatore ha un ruolo importante, che è quello di permettergli di fare queste scelte, possibilmente in maniera consapevole. Noi abbiamo anche sviluppato degli strumenti informatici molto semplici, che però partendo dall'alimentazione danno anche dei messaggi su quello che è, se c'è qualcosa, diciamo, che può essere corretto, se c'è un impatto ambientale e così via. Ecco, cerchiamo di lavorare sull'informazione in modo interattivo, in modo che l'informazione poi aiuti le persone a rendersi conto di come mangiano, però senza essere diciamo troppo esagerati, che poi anche okay. Quello è qualcosa è giusto, è giusto. Quindi dare più una visione, cioè partire un po' dalla visione d'insieme e contestualizzare bene ogni alimento, no? Come giustamente dicevi. Allora, io vi propongo questa cosa, vi faccio un'altra domanda che se volete è per tutti e due, quindi vi rispondete a turno come volete. Poi lascerei un po' di spazio se chi ci segue ha qualche curiosità da approfondire o qualche richiesta da farvi. Dato che la maggior parte del nostro pubblico, diciamo, è legato al mondo della didattica, io vi chiedo in questo caso da esperti dei vostri relativi campi, un consiglio, una domanda che in realtà è divisa un po' in due parti, un consiglio per un docente o una docente della scuola secondaria in particolare che voglia far avvicinare i propri studenti ai dati, al data science o all'analisi dei dati sui consumi o a questo mondo, e un consiglio per uno studente, invece, un ragazzo, una ragazza che voglia approfondire l'argomento e quindi che voglia in qualche modo farsi una cultura su questi temi, perché no, capire se può essere un campo proprio di studio, di lavoro, di quello che è. Posso? Flavio, io? Sì. Allora, io inizierei dicendo che bisogna non avere pregiudizi. E il primo pregiudizio è che lavorare sui dati e sulla data science sia una cosa per studenti che abbiano, o perlomeno per ambiti orientati, inclini alla matematica o comunque alla statistica. In realtà non è così, secondo me, anzi, l'avere all'interno di un team di data science profili che abbiano background diversi è un grande valore, e si ottengono risultati che, mettendo in campo solamente ingegneri informatici o matematici o statistici, non si hanno. E considerate, diciamo, io nella mia esperienza ho avuto casi per esempio in LUIS, dove appunto ho fondato il primo master in Big Data Analytics in Italia, di filosofi che hanno fatto il master, laureati in filosofia o laureati in sociologia. Un laureato in filosofia adesso sta in Amazon in America come chief data scientist, tanto per dirne una, piuttosto che sociologi. Anche a questo, proprio pensando a questo, appunto, insieme a Damian e Donatella di FEM abbiamo creato il Data Arts and Science for Impact, che è una scuola di data science che da un lato vuole permettere a studenti con background assolutamente eterogeneo di approcciare e skillarsi sul mondo della data science, ma dall'altro
vuole creare valori e impatto non solo in ambito business, ma anche in ambito sociale. E quindi abbiamo tutta una serie di corsi che stiamo tra l'altro arricchendo da questo punto di vista. Poi nello specifico io darei come input ai docenti una sola parola che è contaminazione, perché i dati per chi insegna storia, geografia, letteratura, latino, voglio dire, ce ne sono in modalità open tantissimi, e quindi magari lavorando insieme ai docenti di matematica si possono trovare applicazioni di tutti i tipi, per studiare qualsiasi fenomeno, dall'utilizzo dei termini mettendo a confronto autori in ambito letteratura e capire come certe cose si correlano tra loro, a aspetti più relativi all'economia o a qualsiasi altra cosa. E quindi sicuramente è un... e soprattutto fare queste cose attraverso dei casi pratici, quindi dare dei dati agli studenti e farli lavorare in gruppo. Noi questo è una delle cose che facciamo ormai da tempo, da anni, e soprattutto interdisciplinari, mettendo sia studenti con attitudini diverse che obiettivi che siano non legati solo a un singolo filone, e farli lavorare su questo. Agli studenti direi una cosa, che la base della comprensione del mondo dei dati in realtà sono due: dall'altro la capacità di astrazione e modellazione, e dall'altro il linguaggio di interrogazione dei dati. Quindi se da un lato devono in qualche modo approcciare il linguaggio SQL, Structured Query Language, che è proprio la base dell'accesso a qualsiasi patrimonio informativo, sia esso big data, sia esso strutturato, eccetera, eccetera, alla fine è un po' l'esperanto dei dati, l'SQL. E dall'altro quello di arricchire le proprie capacità di astrazione, perché quando uno pensa ai dati deve sempre cercare di guardare oltre e appunto pensare come fare data augmentation arricchendo i dati, come modellare in modo concettuale l'universo che questi dati descrivono e così via. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma magari... Sì, molto chiaramente, anzi. Aida, qualche consiglio? Insomma, intanto grazie perché li ha anticipati Flavio, quindi va benissimo. Diciamo che nella mia recente esperienza ci sono stati percorsi scuola-lavoro in cui i ragazzi hanno portato avanti dei progetti proprio... incentrati sugli alimenti, sull'alimentazione, hanno fatto delle cose bellissime, cioè devo dire sono rimasta anche colpita dalla capacità di creare un progetto su argomenti come appunto il mangiare quotidiano. Ed è io quello che posso aggiungere è che è veramente affascinante il mondo dell'alimentazione, degli alimenti, quindi entrarci, vederli anche nella letteratura, nella geografia, nella storia, ma non solo, cioè anche capire come si possono magari ideare qualcosa che è incentrato sull'alimentazione, sugli alimenti o sulla nutrizione, però soprattutto sugli alimenti. Adesso come primo approccio credo che sia un punto che poi porta anche a appassionarsi a questo, e quindi credo che sia una motivazione, non so, anche sentire dai ragazzi quali sono state le prime
le prime impressioni su queste informazioni, sugli alimenti, su come si mangia e il ruolo proprio degli alimenti nella vita quotidiana di tante popolazioni. Quindi sono d'accordo, fare esperienze pratiche, esperienze di gruppo, e penso che questo sia pane quotidiano, non, ecco, ecco l'espressione. Appunto, è sintomatica di quello che può essere il ruolo dell'alimentazione. Noi possiamo anche fornire degli strumenti per questo, se può essere di interesse, ma ci sono tante possibilità di andare a vedere e appassionarsi a quello che si mangia, ecco quello che si prepara. Magari si comincia crescendo, si comincia anche a imparare a manipolare il cibo, e quindi può essere. Può essere interessante vedere come si sviluppa questo. Credo che forse parlarne e cominciare a vedere quali sono i progetti che possono essere attuati in gruppo e insieme e approfondire questi aspetti. È importante comunque sapere quali sono le informazioni che abbiamo già a disposizione, quelle che possiamo. E quindi sapere valutare l'informazione correttamente, perché questo è un punto che aiuta anche ad aumentare la consapevolezza. Se l'informazione non viene recepita nel modo giusto, perché non viene fornita nel modo giusto, chiaramente crea delle distorsioni involontarie, ma comunque possono essere piccole deviazioni che poi però diventano grandi magari come effetti. Quindi è bene insomma spiegare con proprietà di linguaggio, anche semplice appunto. Io qui ho che cosa intendo per consumo, è questo. È così da interpretare correttamente i risultati. Non dire, ah, noi consumiamo 3.000 calorie al giorno. No, non è vero, perché quelle sono le calorie disponibili per il consumo, ma non è detto che le consumiamo, dobbiamo misurarle poi successivamente, dal punto di vista della salute pubblica, per esempio. E questo è importante, le porzioni vanno ben specificate, perché a volte pensiamo di mangiare X e invece mangiamo Y, e poi non ci accorgiamo che abbiamo mangiato troppo o troppo poco. Ecco, questo è qualcosa che, anche senza arrivare alle bilance di precisione che esistono, che pesano l'alimento sul momento e ti dicono anche che cosa è contenuto in quell'alimento in base alle tabelle di composizione associate. Quindi, Quindi però. utilizzare i dati per arricchire il proprio bagaglio, diciamo, culturale e alimentare e affrontare meglio il pasto quotidiano tutti i giorni, insomma, e avere più informazioni possibili per gestire al meglio questi aspetti legati all'alimentazione e non solo. Allora, io se siete d'accordo, chiedo se c'è qualcuno dei partecipanti, siamo in chiusura, qualcuno dei partecipanti che ha qualche curiosità, qualche domanda. Qualcuno ha chiesto se è possibile rivederlo. Sarà registrato? Sì, poi vi manderò il link. Colgo l'occasione per ringraziare FEM, Future Education Modena, per riuscire a mettere insieme questi esperti, riuscire a proporre questi momenti di didattica e fondamentali. Vi invito a cercare sul sito. Se volete approfondire ancora anche il reparto, diciamo, di Data Science di School di FEM, che è, come ha detto bene Flavio, anche nato dalla loro collaborazione, quindi in qualche modo ci ritrovate alcune delle cose dette oggi. Avete domande? C'è qualche curiosità che volete approfondire? Qualche aspetto che volete sottolineare? Vi lascio un minuto. Scrivete pure in chat oppure alzate la mano, vedo che qualcuno sta scrivendo. Faccio da intermediario tra. Allora. Lasciamo un minuto per poter scrivere. Intanto ringrazio i due ospiti per la disponibilità. Grazie a voi. Vediamo.
Ok, intanto Aida, c'è una domanda. Esiste una piattaforma? Ah, ok, sì, ho visto che esiste una piattaforma dei dati aggregati per il cibo e gli alimenti. Giustamente Aida ha girato il link del CREA. E non so se vuoi spiegare cosa trovano. Io lo so perché lo uso, ma non so se vuoi spiegare cosa trovano a questo indirizzo. Sì, nell'indirizzo sono riportate un po' di attività. Le attività istituzionali e di ricerca e anche le attività istituzionali trovate anche le linee guida per una sana alimentazione e tutto il dossier scientifico che c'è dietro, perché per arrivare a una sintesi come si può immaginare da quello che abbiamo detto oggi c'è tutto un lavoro di conoscenza della base scientifica, quindi e lì trovate sia le linee guida per una sana alimentazione che il dossier scientifico. Esiste anche una monografia sui consumi alimentari dello studio precedente, lo studio nazionale condotto nel 2005-2006, invece l'aggiornamento dei dati di consumo alimentare, sempre a livello nazionale, supportato dall'European Food Safety Authority, l'EFSA, che si sta concludendo, quindi conto di poter rendere disponibili questi dati sull'alimentazione nel prossimo anno. Poi, certo, c'è sempre l'esigenza di avere numerose fonti di informazione. E quindi verranno pubblicate sicuramente in questo sito, ma anche a livello scientifico. Poi, se ovviamente posso dare altre referenze bibliografiche, il mio indirizzo di posta elettronica è aida.turrini@crea.gov.it e quindi rispondo volentieri e mandando materiale per quello che ho disponibile. Grazie mille sia Aida che a Flavio, e concludo dicendo che il lavoro svolto dal CREA, come il lavoro svolto da chi si occupa di dati in generale, in questo caso in campo alimentare, è fondamentale anche semplicemente ogni volta che prendete un prodotto e leggete che contiene 10 grammi di carboidrati per 100, eccetera, dovete in qualche modo ringraziare un sistema del genere. E ogni volta che un esperto in TV parla del contenuto in acidi grassi di una frutta secca X, dovete in qualche modo ringraziare il lavoro svolto, cioè parla dal punto di vista scientifico basandosi sui dati raccolti e processati in questo modo. Ringrazio. Ok, c'è un'altra domanda. Esistono centri privati che pubblicano su alimentazione, scritto tra virgolette, penso al Centro Studi Barilla. Come si fa a capire di chi fidarsi? Questa è un'ottima domanda, in realtà. Non so se avete una risposta rapida a questa cosa, non penso esista una risposta rapida, però se volete provare in pochi minuti a buttarvi, se no... Sicuramente i centri studi, anche privati, hanno un ruolo che è quello di sostenere anche la validità della propria produzione, però diciamo cercano sempre di attenersi a un protocollo scientifico, e se così non fosse verrebbe subito evidenziato. Per chi ne usufruisce, per chi legge, sicuramente mantenere sempre un aspetto critico è importante. Esiste la letteratura scientifica che forse non è sempre a portata di tutti, però per esempio l'ultimo lavoro molto, molto approfondito del IT Lancet, sulla commissione che ha lavorato sulle diete salutari e sostenibili, perché appunto la salute della persona, ma salute anche del pianeta. Perché poi il pianeta, se non è sano, può ammalare anche le persone, e quindi c'è un'attenzione molto forte. Il nostro sforzo è quello di dover cercare sempre di dare più informazioni possibile. Chiaramente sappiamo anche che nel tempo cambieranno queste informazioni, perché la scienza progredisce, cambiano anche le condizioni, cambiano anche le produzioni alimentari. Quindi io penso che questo possa essere un leggere tutto, sapendo che
è bene confrontare anche diverse fonti e poi rivolgersi, perché no, agli esperti e chiedere che cosa ne pensano, magari di punti specifici. Adesso così in generale non è facile, però nel mio istituto sicuramente gli esperti di cereali potranno rispondere sullo specifico della pasta, del pane e dei prodotti derivati dai cereali. Appunto, non sono io, saranno dei colleghi, c'è questa possibilità. Grazie intanto a Flavio che ha risposto, grazie a Ida e a Flavio che intanto ha risposto, visto in chat, a una domanda. E quindi, per riassumere il discorso, quindi più informazioni avete, meglio le filtrate, meglio riuscite a costruire un bagaglio, minore è la probabilità che veniate fregati dall'esterno, in qualche modo. Ritorna come ragionamento. Va bene, io vi ringrazio di nuovo Aida e Flavio, sono stati veramente molto gentili e molto disponibili, e ringrazio di nuovo FEM per aver organizzato l'evento, e vi metto in chat i riferimenti per la Classroom se avete qualche domanda, qualche riferimento ulteriore, e niente, ringrazio gli ospiti, vi saluto, vi auguro buona serata a tutti, vi rimetto... Ciao a tutti. Buona serata a tutti. E buone feste. Buon Natale, se non chiude. Buone feste. Intanto trovate il riferimento per la Classroom, se avete domande, volete iscrivervi, volete fare iscrivere qualche collega. Grazie ancora. Grazie, buonasera. Arrivederci. Ciao.